Mercoledì 30 settembre, l'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei e la Solidarietà, società cooperativa sociale Onlus, hanno presentato il progetto, finanziato con i fondi della provincia di Roma, per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2009-2010. L'incontro formativo-informativo riservato agli insegnanti ha avuto la finalità di illustrare le linee di intervento attraverso le quali si intende promuovere l'autonomia degli alunni portatori di disabilità e favorirne l'inclusione sociale sia nei contesti educativi che in quelli extrascolastici. La provincia da qualche anno si preoccupa molto dell'assistenza specialistica dei ragazzi diversamente abili. È un progetto di cui si è fatto carico dal momento in cui l'assistenza di base, che era praticamente di piena legittimità dei comuni, è passata poi con il passaggio delle scuole praticamente sotto la provincia, di stretta competenza della provincia. Il progetto della provincia non è più quello dell'assistenza di base semplice e pura, ma di creare un'assistenza specialistica per i ragazzi diversamente abili con figure che abbiano delle competenze specifiche rispetto alle problematiche dei ragazzi stessi. Che cosa fa la scuola? La scuola in questo momento e già negli anni passati lavora generalmente in sinergia con le agenzie del territorio, in questo caso noi stiamo lavorando con la cooperativa Solidarietà, che ci permette praticamente di avere delle figure professionali esperte alle quali rivolgerci e nello stesso tempo creare un progetto unico per i diversamente abili che prevede poi un lavoro ampio di integrazione e di praticamente far sì che tutte le forze in campo possano essere praticamente messe al massimo della propria attività. Il progetto prevede esperienze pratico guidate in cui i destinatari diretti sono gli alunni diversabili e quelli indiretti la totalità della popolazione scolastica. Le attività sono collegate al piano didattico dell'istituto e alla realtà storico-culturale e lavorativa del territorio. L'intervento sarà guidato e monitorato da un'equipe psicopedagogica in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e curriculari dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Enrico Mattei. Allora, il progetto che presentiamo oggi è un progetto che è stato realizzato con l'Istituto Enrico Mattei di Cerveteri e prevede un servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola. È una collaborazione che c'è ormai da anni con l'Istituto e la cooperativa Solidarietà che si rafforza oggi con questo nuovo progetto. Il progetto ha l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale, la relazione e l'inserimento nel gruppo di pari dei ragazzi disabili frequentanti la scuola attraverso dei laboratori che faciliteranno l'acquisizione di autonomie personali che poi i ragazzi potranno spendere per vivere meglio in classe oppure anche in contesti extrascolastici con i propri coetanei.